questo un po' poi è quello che dicono anche gli scienziati, no? Quelli che ci accompagnano in questo percorso. Sarà lunga, un rischio zero, non ci sarà quest'estate, non ci sarà in autunno, anzi, come abbiamo sentito prima da Ilaria Capua, dovremo prepararci invece in autunno ad affrontare eventualmente una nuova ondata. Si rischia di spostare il problema più in là, a un certo punto questo vediamo dovrà avere una data di scadenza, insomma, no? Guarda, io condivido l'analisi che è stata fatta, non sono affatto contrario, anzi, io non cerco il rischio zero perché purtroppo il rischio zero non lo possiamo cercare, ahimè, come Italia, come paese, tutti coloro che stanno riprendendo in queste ore ad andare nelle fabbriche, al lavoro, dal 4 maggio riprenderanno, non c'è un rischio zero. Io ho semplicemente chiesto che il Comitato Tecnico Scientifico si esprimesse sul fatto che il protocollo proposto dalla FIGC fosse quantomeno attuabile, perché per esempio, tanto per fare un esempio concreto, prima sentivo anche il collegamento che avevate col medico, dei tamponi, cioè siamo così sicuri che tutta la quantità di tamponi che viene richiesta e che si dice di poter fare per tutti i calciatori costantemente sia possibile davvero farlo, visto che nel Comitato Tecnico Scientifico alcuni componenti ci hanno detto abbiamo problemi noi con i tamponi, vediamo se questo protocollo è applicabile a tutti. Quel protocollo per il calcio è per la Serie A o è applicabile anche per la Lega Serie B, per la Lega Pro, per la Lega D, che non hanno probabilmente, anzi direi sicuramente, le risorse per poter applicare quel protocollo? Allora, il calcio non deve avere esimenti rispetto ad altri sport. Allo stesso tempo è vero quello che si diceva, il calcio produce un fatturato e soprattutto paga tasse allo Stato che consentono di alimentare il fondo con cui finanziamo tutti gli altri sport. Quindi io sarei un folle a demonizzare il calcio, perché vuol dire che l'anno prossimo non ci sarebbero le risorse per finanziare tutte le altre discipline sportive, e io da ministro dovrei rispondere di questa cosa gravissima. Quindi figuriamoci se è mia intenzione, però bisogna fare veramente tutti dei passi avanti, cioè non bisogna avere questa fretta della data sui campionati, è impossibile. Io non posso dire oggi se a metà giugno possono riprendere i campionati, tra un mese e mezzo, cioè metà giugno, è un tempo talmente lungo che noi ci auguriamo che il paese sia molto meglio, ma non ne possiamo avere certezza. Un'ultima cosa la faccio dire sugli altri paesi a cui faceva riferimento, per esempio l'Inghilterra, è vero che non si sono ancora fermati come la Germania, ma stanno anche pensando a dei piani B. L'Inghilterra, il governo ha proposto per esempio che se si riprenderà il campionato le partite vadano in chiaro. Qui quando io ci ho provato, collega di Serie A e Sky, diciamo sappiamo quello che è successo. Allora siamo anche disponibili, per esempio, se riprende il campionato, a discutere anche di questo. Oggi si sta pensando da parte di alcuni soltanto alla questione, diciamo, economica e a salvare alcune società che oggettivamente sarebbero in difficoltà. Quindi il mio dovere è quello di aiutare queste società sicuramente a salvarsi, ma se questo non avverrà in sicurezza anche il campionato di Serie A dovrà fermarsi. Quindi Ministro, mi scusi, anche diciamo, il mondo dello sport dovrà osservare bene quello che accade in queste due settimane, insomma dal 4 maggio, no? Non sono due cose slegate, voi vi baserete anche su quello che accade fuori appunto dal mondo dello sport agonistico. Assolutamente, assolutamente. Il Comitato Tecnico Scientifico ha, come dire, suggerito, consigliato che questo ennesimo DPCM fosse, diciamo, con una scadenza ravvicinata, perché quelle due settimane servono non solo per il mondo dello sport ma per tutto il paese a verificare l'onda delle percentuali, dei contagi, dei decessi, perché non ci dimentichiamo che abbiamo ancora un numero sicuramente inferiore rispetto a qualche settimana fa, ma sono ancora tantissime le persone che quotidianamente muoiono, quindi sicuramente la valutazione anche su quello. Però veramente mi sembra assurdo che me ne renda conto io, ce ne rendiamo conto in tanti e non se ne rendano conto ancora 3-4 presidenti di società di Serie A. Senta, faccio una domanda da profana, anche se molti anni fa ho tentato di imparare qualcosa da Sandro Piccinini. La possibilità di giocare a porte chiuse e quindi appunto magari contenendo ancora di più quella percentuale di rischio non è possibile? Sì, sì, ma quello è sicuro al 100%, nel senso che se mai dovesse riprendere il campionato sarà sicuramente a porte chiuse. Però lei e soprattutto Piccinini mi insegnate che una squadra di calcio chiaramente non sono soltanto i giocatori che sono in campo, ma sono decine, a volte centinaia di persone, non solo per lo staff tecnico della squadra, ma per tutto quello che serve per aprire l'impianto, la sicurezza, lo staff medico. Quindi
Oltretutto c'è una differenza sostanziale tra allenamento e competizioni. Gli allenamenti si terranno ognuno nei propri stadi o comunque nei centri dove si allenano. Quando ricomincerebbero, insomma, qualora ricominciassero le competizioni, si tratta di squadre che si devono spostare anche da una regione all'altra, devono prendere mezzi di trasporto, devono entrare in alberghi, in altre strutture. Quindi comunque si tratta di migliaia di persone che si sposteranno, il che non è detto che non possa accadere, visto che se ne spostano milioni dal 4 maggio, ma lo dobbiamo fare vedendo che cosa succede nelle prossime settimane e dando la sicurezza anche nel loro interesse, perché la volta scorsa, quando non si sono voluti fermare, non dimentichiamoci che poi diverse squadre sono andate in quarantena per 15 giorni. Cosa accade adesso se riprendiamo e poi il giorno dopo un calciatore diventa positivo? E poi